Cari concittadini, il 2022 è stato un anno pieno di tante preoccupazioni. Sembrava che ci stavamo lasciando alle spalle la drammaticità della pandemia, quelle giornate terribili che ciascuno di noi aveva vissuto per avere una prospettiva di speranza, di ripresa, eccetera. E ci siamo trovati invece in una guerra terribile alle porte di casa nostra, la morte di bambini, anziani, una cosa veramente drammatica e crudele, con tutta una serie di conseguenze anche dal punto di vista economico, sulle nostre comunità e sulle nostre città. E la prospettiva davanti a noi è una prospettiva nella quale queste preoccupazioni, permangono, non sembrano avere una luce in fondo a questo tunnel. In questo quadro difficile, la città di Cava dei Tirreni, è andata avanti. Abbiamo amministrato la città, lo abbiamo fatto definendo le priorità perché non tutto era possibile farlo, l'abbiamo fatto con risorse esigue, con difficoltà negli equilibri anche economici e finanziari dell'ente, ma siamo andati avanti. Abbiamo in questo momento un investimento in città su opere pubbliche, su tutte le nostre frazioni, nel nostro centro storico, che significa ovviamente investire nella città, nella sua crescita, nelle sue potenzialità di sviluppo. Abbiamo seguito i tre assi principali su cui ci stiamo muovendo, e cioè la innovazione, l'investimento nell'ambiente, nella qualità dell'aria che respiriamo e quindi nella sostenibilità ambientale della città del futuro e nella inclusione per far partecipare a questo sforzo di sviluppo tutti i nostri concittadini. Abbiamo fatto tante cose, l'elenco sarebbe lungo e ovviamente non è questa l'occasione. Quello che però vi volevo dire è che noi siamo stati qui al nostro posto ad affrontare con tutto l'impegno e la dedizione possibile anni difficili. Dal 2020 con il Covid, dal 2021 con i problemi anche economici derivanti dal Covid, con le tante difficoltà che abbiamo, eccetera. Abbiamo combattuto e stiamo ottenendo dei buoni risultati ed abbiamo ottenuto dei buoni risultati che mi consentono di dire che il 2023 sarà certamente un anno migliore da questo punto di vista. Il mio compito in questo scorcio finale di mandato è quello di far sì che i nuovi amministratori che arriveranno dovranno trovare un comune nella migliore condizione possibile, ordinato, con tanti progetti e con tanti investimenti messi in campo. Ed è l'augurio che faccio alla nostra città e a tutti quanti voi, di un 2023 più sereno, di un 2023 nel quale possiamo definitivamente metterci alle spalle le preoccupazioni della pandemia e della guerra e tanta salute. Ecco, serenità e salute. È questo quello che auguro e consentitemi di rivolgere un augurio particolare agli anziani, l'incontro spesso per strada, chiacchieriamo, ecco, dovete stare tranquilli perché diciamo noi qui, tutto il comune, il sindaco, gli amministratori, facciamo tutto quello che è possibile per andare avanti bene. Cava è una bella città. Queste giornate sono state giornate, e lo sono ancora, di tante persone che ci vengono a trovare anche da fuori e tutti Cava, quanto è bella, quanto è bella. Ecco. Tra gli auguri che faccio è quello di essere sempre più orgogliosi della nostra Cava dei Tirreni. Buon anno a tutti voi.